Buongiorno, scusate se mi vedete ancora con una pellicettina di mano, mi sono svegliata da poco, ho già fatto colazione. Sto nel frattempo ascoltando il vlog di ieri, comunque prima di, perché poi mi devo allenare, comunque prima di andare a allenarmi vi volevo far vedere queste due cose. Praticamente, allora, aspettate che giro la video. Allora, praticamente questo cappellino qui che mi ha comprato il mio ragazzo e l'ha pagato, qui verrebbe 36 euro, però viene meno, non mi ricordo bene quanto ha pagato comunque. E, praticamente eravamo andati in un negozio per comprare degli scarponi per lo snowboard per lui, perché quelli altri aveva, gli stavano piccoli, cioè gli stavano grandi, scusate. E a me mi ha comprato questo. Nel frattempo, poi dovrò staccare anche il cartellino, vabbè, poi ci penseremo. Poi, invece, mia mamma mi ha comprato questo golf. E praticamente è fatto grigio così, rimane con le perline. Scusate per questo, rimane con le perline sulla taschina, appunto, e poi rimane con le maniche meno corte, tipo a tre quarti, presumo che si dica. Poi è grigio normale, poi la particolarità è che qui davanti rimane abbastanza cortino, poi c'è lo spacchettino. E dietro è un po' più lunghetto rispetto a davanti. Ed è grigio e tutto morbidoso. Ma tipo, e di questo me l'ha preso da Zara e mi ha preso una M. E me l'ha pagato, se non sbaglio, 15,99. Comunque adesso ripongo tutto nell'armadio. E mi vado ad allenare e noi ci vediamo dopo. Ok, sta per andare anche online il vlog di ieri. Comunque, adesso queste sedie proprio prendo un bel bicchiere, dovrei anche rigovernare un po' di roba, mi stanno faticando praticamente. Comunque. Niente, ci vediamo dopo perché tanto ora non ho novità da dirvi. Ci vediamo dopo. È andato online anche il vlog di ieri. Mi raccomando, andate a vederlo. Comunque, avevo in mente di fare il video del, non il decluttering del mio armadio, ma di farvi vedere quali vestiti ho, ecco, insomma, in sostanza non è che. Fatemi sapere se vi può interessare e se è una bella idea, così poi lo farò anche delle scarpe, delle borse se vi interessa a questo punto. Fatemi un po'. Ok, allora ho appena apparecchiato, adesso mi metto a cucinare. Ok, però questi qua, aspetta, giro la telecamera così ve li faccio vedere meglio, che sono così. Allora, praticamente farò questi burger di quinoa e verdure grigliate, senza soia e senza glutine. E poi farò, non si vedrà niente, comunque sono burger vegetali con i funghi porcini. Appena riesco a controllarli un pochino meglio, vi faccio vedere per benino, perché questi qui si vedono, ma questi sono. Ok, praticamente questi sono quelli ai funghi porcini e in più farò anche un po' di insalata. Questo qua nelle buste di cuore di lattuga, perché comunque io mangio soltanto questa, io altro non ne mangio. Quindi adesso mi metto a fare questi. Tanto questi e questi, che questi si possono fare direttamente in padella congelati, quindi li faccio direttamente così. Comunque, aspetta,
aspetto un attimo perché comunque ancora è mezzogiorno adesso, sicuramente non ha fatto adesso, però io comunque intanto inizio a prepararmi anche la padella, almeno così. Poi sono a posto. Niente. Nel frattempo sto anche guardando la TV e sto guardando Alta Fedeltà, il programma su Real Time, guardo sempre io. Mi piace veramente tanto quel programma. Fatemi sapere se anche voi ve lo guardate, anzi fatemi sapere qual è il vostro programma o i vostri programmi su Real Time, se lo guardate, che vi piacciono di più. Quelli che piacciono di più a me sono, vabbè, Alta Fedeltà, Yar, Storie Incredibili, e poi ora vabbè mi vengono in mente questi, poi man mano nella giornata se mi vengono in mente altri programmi ve li dico. Ok, tavola apparecchiata con insalata e questi, praticamente questi sono quelli delle verdure e questi sono quelli delle funghi, e io praticamente mi sono già tagliato nel piatto, mentre il mio ragazzo intatti sarebbero così praticamente. Questi sono quelli, vi sei un po' spezzati però va bene. E questi sono quelli con i funghi, questi sono con le verdure. Sono uno più grande e quattro, così uguale io, uno e quattro. Buon appetito! Ok, oggi non sto neanche particolarmente bene, perché mi è venuto il ciclo. Adesso comunque si fa il lavoro. Vi volevo far vedere la cammina che c'è nell'abitazione sotto la nostra. Aspettate, eccola qua. Ah, Maria, Maria! Ciao, eccola la piccolina. Questa è la cammina dei vicini sotto. Adesso infatti ve la faccio vedere meglio da canto. Eccola qui la cammina. Nel frattempo c'è anche il cane di quelli che abitano di qua, ovviamente da questo, su questo lato, che mi abbaia sempre, il canino lì, però vabbè, d'altronde è un canino che deve fare abbaia, povero. Comunque adesso andiamo al lavoro, oggi non particolare, neanche tanto voglia, perché comunque appunto ho il ciclo e non ho per niente voglia di andare oggi, purtroppo devo andarci, andiamo. Ok, non fate caso al mio aspetto perché sono veramente stanca, poi come ho già detto oggi non sto neanche tanto bene, quindi adesso mangio qualcosa perché comunque sì, tutti poi mi chiederete ma perché mangi a quest'ora? Perché il lavoro che faccio e io praticamente faccio degli orari strani, brutti insomma, per parole, perché praticamente lavoro durante proprio durante le ore del pranzo o appunto durante le ore della cena, e come in questo caso stasera sono uscita alle 10 e purtroppo il lavoro che faccio mi permette alla fine praticamente mi costringe a mangiare a quest'ora, a volte anche all'11 la sera, perché comunque magari entro alle 7, esco alle 11, faccio vesto alle 11 appunto, e purtroppo però devo mangiare a quell'ora, perché non posso, cioè posso mangiare anche prima di entrare, tipo alle 6 e mezzo, o mangio lì al lavoro, oppure mi mangio qualcosa a casa alle 6 e poi vado al lavoro, però onestamente mangiare a quell'ora, ora alle 6 è un po' troppo presto, come le galline, io non mi piace mangiare, già alle 6:30 magari sì, ci può stare che uno può mangiare, però non mi ritengo, cioè io mi sento vecchia a mangiare a quell'ora, nel senso io vedo tante persone anziane mangiano tipo anche alle 6:30 così, a me però mangiare a quell'ora non mi piace, quindi preferisco mangiare all'11 a questo punto. Infatti ho messo stasera, anche sono entrata alle 6:30 e sono uscita alle 10 e mangio ora, d'altronde però io non ci posso fare niente e quindi mi tocca mangiare a quest'ora. Certo, comunque come ho già detto anche in altri video, mi pare in diversi video o in un video, non mi ricordo, comunque appunto dicevo che
quel lavoro lì non sarà mai il lavoro della mia vita, sicuramente poi farò un altro lavoro in futuro, insomma, quando... Nel frattempo arrivo anche vicino, farò un altro lavoro appunto, non lo so, comunque adesso vado a mangiare e ci vediamo al prossimo video, mi mando un bacione e buonanotte, ciao ciao!